Buongiorno a tutti dalla vostra nutrizionista Subacchia Annalisa. Oggi con questo video voglio portarvi all'attenzione studi che vanno a correlare come la fibromialgia, che vi descriverò fra un secondo, possa essere curata, risolta o tenuta sotto controllo mediante l'aggiustamento della flora batterica intestinale. Cioè, sono studi che portano all'attenzione come la fibromialgia potrebbe essere scatenata da un intestino irritabile, dalla sindrome del colon irritabile, e quindi andando a lavorare sull'intestino, ristabilendo una flora batterica intestinale, si può risolvere a monte questa problematica. Fibromialgia, molti all'ascolto di questo video probabilmente sanno di cosa sto parlando, è una patologia invalidante che va a portare proprio delle problematiche a livello muscolare, con dolori articolari, con astenia, con stanchezza, irritabilità, insonnia, depressione, e purtroppo la cura oggi come oggi legata alla fibromialgia data dal medico curante o dal reumatologo è l'utilizzo di sostanze antinfiammatorie non steroidee. La fibromialgia da cosa può essere causata? Nella medicina c'è ancora tanta confusione, quindi non si sa quale possa essere la causa scatenante. Alcuni parlano di familiarità, quindi la madre e la nonna avevano questi problemi, anche la figlia potrebbe averli, anche se spesso non è così scontato. Oppure potrebbe essere dovuta a infiammazioni batteriche virali, un'influenza invalidante non curata bene, trascurata, che può aver portato a questa problematica legata alle articolazioni. Oppure in certi casi potrebbe essere dovuta anche a un evento traumatico, un shock. Per esempio, capita molto spesso un postpartum molto traumatico che possa sviluppare in certe donne questa problematica, che attualmente è tenuta sotto controllo da queste sostanze non steroidee, quindi questi antinfiammatori, però diciamo che non è la cura, la soluzione, è semplicemente un aiutare nella vita di tutti i giorni queste persone a stare meglio, che sapete meglio di me, chi soffre di fibromialgia ha proprio queste problematiche di dolori articolari che spesso rendono la vita invalidante. Beh, fibromialgici all'ascolto e non, vi dirò che ho trovato degli studi molto interessanti che risalgono addirittura al 2008, quindi anche studi abbastanza datati, che pongono l'attenzione su come questa fibromialgia possa essere risolta o quantomeno creare un'aspettativa di vita migliore in questi pazienti che ne soffrono. Vi porto dei numeri che vi ho scritto. Addirittura ci sono questi studi del Senior Medical Center di Los Angeles del 2008 che dicono che il 73% dei pazienti analizzati, soggetti che avevano questa fibromialgia, avevano anche una sindrome dell'intestino irritabile, un IBD. Inoltre il 50% degli stessi avevano una problematica di digestione. Inoltre, il 100% di questi pazienti, fatta un'analisi, un test, che è il test al lattulosio e al glucosio, avevano proprio un overgrow batterico, un'alterazione della flora batterica intestinale. E soffrivano di un 70% della permeabilità proprio dell'intestino. I dati sono molto significativi, non si parla di un 2-3%, si parla addirittura di un 50% di individui, sono studi fatti su oltre 100 individui, quindi studi abbastanza corposi, quindi mettono alla luce la possibilità che ci possa essere una qualche correlazione tra dieta, permeabilità intestinale, fibromialgia. Quindi la domanda può essere: e se noi partissimo dall'intestino? E se partissimo con un'analisi del microbiota intestinale in questo momento che soffrite di questa patologia e andassimo a vedere com'è la vostra disposizione di lattobacilli, bifidobatteri, di escherichia coli, e quindi un'analisi della vostra permeabilità intestinale. Partissimo da questi dati e impostassimo un'alimentazione per migliorare la flora batterica intestinale. Qualche risultato su qualche mio paziente, ho avuto dei risultati positivi che testimoniano proprio l'efficacia di questi test americani che vengono proposti, però c'è tanto da analizzare, però vi posso dire che partendo dall'intestino i miglioramenti si possono avere. In fin dei conti l'intestino sono le nostre radici del nostro albero, da quello parte tutto il nostro benessere, quindi perché no, partiamo proprio da un'analisi del microbiota e impostiamo un'alimentazione che alimenterà nel modo più corretto il nostro microbiota. Al prossimo video vi aspetto e fate i vostri commenti.